La città di Vaughan, in collaborazione con l'Università del Niagara, sta lanciando un'iniziativa online destinata ad educare, coinvolgere ed arricchire il pubblico della comunità delle loro case durante la pandemia. Il programma Online Speaker Series ospiterà membri della facoltà e leader comunitari per identificare i bisogni dei cittadini e delle imprese locali, affrontando diversi temi, tra i quali consulenze sulla carriera, lavoro da casa e sicurezza finanziaria. Abbiamo sentito per questo argomento il sindaco di Vaughan, Maurizio Bevilacqua. Sentiamo. Ma io ovviamente ho lavorato molto sodo per portare questa università, la Niagara University, proprio qui nella nostra città. È la prima università nella regione di York e stiamo facendo oggi un summit virtuale dove si discuterà ovviamente dei temi molto importanti per quanto riguarda il Covid-19, cioè come si trasformerà la nostra società, l'impiego, i posti di lavoro, i vari settori. È importante capire che stiamo in una fase di transizione verso una nuova realtà economica e ovviamente tramite questi summit virtuali noi invitiamo delle persone, degli esperti sui vari settori della nostra economia per insieme, lavorare insieme per avere una direzione verso la riapertura di questa economia, cioè cosa vuol dire lavorare a casa, cosa vuol dire adesso riaprire un po' le fabbriche, i vari uffici e via di seguito. E questo colloquio, questo dialogo tra gli esperti nel settore economico aiuterà molto non solo la nostra città, ma tutti coloro che parteciperanno a questo summit virtuale, dove ascolteranno le opinioni degli esperti per quanto riguarda la transizione, la nostra realtà oggi come oggi, al futuro, cioè quale sarà la nuova realtà economica, sociale, culturale e politica del mondo post-Covid.